oggi è la giornata principale della festa dell'oratorio. Purtroppo il tempo non ci è stato favorevole. È stata celebrata la messa nella chiesa prepositurale con tutti i ragazzi ed è stato meraviglioso perché i ragazzi hanno animato l'Eucaristia. Adesso siamo qua, tutti i giochi sono fermi per il tempo. Nel pomeriggio si spera che facciano qualche cosa se il tempo migliora, altrimenti questa sera ci sarà una serata da canora nel salone dell'oratorio. A pranzo ci sono circa 280 persone, a mezzogiorno è più di 200 questa sera. Io mi chiamo Piero, sono entrato in questo oratorio nel 1939. Allora, si veniva in oratorio di via Legnani dopo aver fatto la prima comunione, perché altrimenti si andava alla Gioanna d'Arco. Alla Gioanna d'Arco c'erano le suore che ci facevano la scuola, la guida, eccetera. E si veniva, come ho detto prima, dopo la prima comunione. Le suore ci preparavano alla prima comunione, siccome ne stampavano loro le particole per la comunione in parrocchia, i ritagli li adoperavano per farci imparare a fare la comunione senza masticare. Dopo sono venuto qui, c'era ancora Don Giovanni Castelli, nel 48 è venuto Don Luigi Castelli, e di lì è stata una bomba quel prete lì, perché ha fatto dei nuovi cambiamenti. Come le dicevo poc'anzi, si è arrivati a un punto, non essendoci l'oratorio di via della Sacra Famiglia, l'oratorio della Regina Pacis, si è arrivati ad avere tra giovani e ragazzi 750 persone. E non essendoci le aule abbastanza, i giovani andavano alla funzione in chiesa, i ragazzi andavano nelle aule al catechismo. Terminato, cambiando il turno, i ragazzi andavano in chiesa facendo un percorso diverso e i giovani andavano nelle aule di catechismo, che c'erano anche dei vecchi sacerdoti. Ad esempio il mio insegnante è stato Don Piero Zerbi, che è già morto da pochi anni. Poi io ho avuto degli impegni in merito alla proiezione del cinema, ero il primo operatore, eccetera. E c'erano dei giovani però che erano favolosi, perché eravamo qui un bel gruppo di giovani, ognuno aveva il suo compito. E c'era un pregio allora, che c'era anche, mediante Don Cesare Pagani, che era l'assistente delle Acri, c'era anche un corso di formazione di politica, ma non di partito, e su questioni sociali ci tenevo delle conferenze che sono state un gioiello, perché diversi giovani sono entrati nel comune, alle Acri, come prestatori di capacità. Qui all'oratorio si sono formati diverse persone, mediante i corsi di formazione e di insegnamento politici e sociali, gente che si sono impegnati in comuni, assessori, sindaci, due o tre sindaci della parrocchia, diciamo, della città di Saronno, in merito dei corsi fatti in oratorio. E allora i bambini, c'erano i tornei per i ragazzi e c'erano anche i tornei serali, che li chiamavano in dialetto Miciases, ossia gente che arrivava dai bar di Saronno, eccetera, si facevano i tornei serali. Era pieno l'oratorio, il lato dell'oratorio era pieno di gente che ognuno faceva il tifo per la propria squadra. Beh, dobbiamo dire che allora avevamo l'unico divertimento, era l'oratorio. Era gioco al pallone, gite in montagna, e adesso hanno diversi diversivi in un modo spaventoso, televisione, telefonini, eccetera. Allora noi quelle cose lì non c'erano, ci dovevamo addestrare da noi. Dunque, io sono venuto nel 39, c'era Don Giovanni Castelli. A gennaio del 48 Don Luigi Castelli, che è rimasto fino al 57. Poi è venuto Don Antonio Barone. Don Antonio Barone, che è rimasto fino, vediamo un po', dal 57 fino al 67. Poi è venuto Don Giorgio Solbiati, che è rimasto 16 anni, ossia dal 57 fino all'83. Fino all'83. Poi è venuto Don Paolo Zago, dopo è venuto un sacerdote per un anno, Don Luca, non mi ricordo il nome,
poi è venuto Don Angelo Frigerio per 3 anni, poi Don Walter, e poi dopo è venuto Don Marco, e adesso c'è il nuovo sacerdote Don Federico. La festa dell'oratorio è sempre stata fatta da tanti anni, da quando sono venuto io c'è sempre stata la festa dell'oratorio, c'era anche prima. C'erano dei momenti che pioveva, c'erano, sul campo erano messi dei tendoni per proteggere, anche perché faceva del servizio da cucina, lì così. Adesso con le nuove sistemazioni le cose sono un po' cambiate, sono migliorate, quello sicuramente. Presento il diacono della nostra parrocchia, che ha vissuto la vita giovanile in oratorio. Adesso può chiedere qualche cosa in merito a lui, che è anche specialista. Allora, io direi questa cosa. Quanti preti sono passati da qui? Facciamo la storia, che sono miei, parto dal Don Giorgio io. Ho detto tutti i nomi, te dici di direi qualità. Questa cosa, la qualità di ognuno è stata quella di portare qualcosa di particolare. Quanti concerti col Don Walter, quanti complessi ha portato qui per animare l'oratorio e così via. Però secondo me quello che è importante anche oggi è che l'oratorio non è tanto le cose che può fare come concerti, come partite di calcio saponato e così via, ma che diventi sempre, rimanga un centro di aggregazione per coloro che credono nel Signore Gesù. Perché questa è la cosa importante, la parrocchia dei giovani, come si diceva un tempo. Per la festa dell'oratorio di quest'anno, c'è stata la notte bianca del calcio saponato, in cui hanno giocato domenica notte, tutta la notte fino al mattino seguente. Un campo un po' accidentato, perché i lavori dovevano essere finiti, ma in realtà non hanno fatto in tempo a concluderli. Poi c'è stato il torneo di volley, che ormai è giunto a una buona edizione, anche quello ormai una buona tradizione. Io direi queste due cose per questa settimana. Poi la giornata purtroppo oggi con un po' d'acqua non sarà grandiosa, ma ci saranno le persone. Però vedo che la gente... Le persone ci sono, sì, le persone ci sono. Ci sono tante feste degli oratori a Saronno che partono da oggi e vanno avanti fino al 6 ottobre, perché oggi c'è qui e c'è anche la Cassina Ferrara, poi ci sarà il Santuario e la Regina Pacis e infine ci sarà la Sacra Famiglia, che conclude tutte le feste dell'oratorio della nostra città di Saronno. Occorre andare a partecipare.